Bella ragazzi, inoltre così bentornati in questo nuovissimo episodio di Paraia. Siamo nel cortile dell'Anvil dove ci siamo infiltrati nello scorso episodio. È successo un patatrac un po' così. E vabbè, adesso dobbiamo andare avanti e ammazzare questa brutta gente. Perché sì, questa brutta gente merita di morire atrocemente. Aspetta che ci sono questi cosi. Ok, solo che non vedo che c'è il fumo lì. Orco. Ce ne sono tre, aspetta. Ok, aspetta. E pam! E pam! Ok, non gli lascio neanche il tempo di respirare. Guardali là. E uno! E due! Così si fa. Dritti in testa e muoiono subito. Ah, a parte il fatto che questo fucile da cecchino l'ho potenziato in maniera quasi un po' abusiva, a dire il vero, però. Ahia, mi sono accorto adesso che ho un'attacca vuota, meglio se me la recupero immediatamente. Voglio sempre la vita piena, sempre. Vai. Sì. Oh merda, dove sei entrato tu? Non so da dove è entrato questo qua. E basta. Cazzo, si è bloccata la porta. Aspetta ragazzi. Allora ragazzi, portate pazienza. Uno. Aspetta, forse è meglio scendere da qua. Mi proteggo in qualche modo. Oh merda. Orco. Ok, forse non è stata una buona idea scendere. Però vabbè. Muori. Aspetta, qua ne ho un altro. Grande. Occhio. La. La. Merda, merda. Salta, 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 salta che così non è ti becca. La. Merda. Sì. Aspetta. Non muore. Oh, e che cos'è? Sta succedendo di tutto. Posso andare per di qua? Infiltra nel... infiltra l'Anvil. Va bene. Se c'è un modo per passare. Forse per... No, aspetta, di qua mi sa. Se qua è tutto bloccato. Non è vero. Ah no, scherzavo. No, non stiamo a esagerare. Aspetta, io vado qua dentro. Oppala. Aspetta, adesso gli faccio uno scherzo, aspetta, eh. E
E cos'è? Da dietro? Ok, lì c'è l'uscita, però aspetta che controllo un attimo che sia tutto a posto. Ok, andiamo. Salvataggio. Ok, non mi piace quando fa così. Aia, infatti, guarda. Vai. No, c'è un altro di quei cosi. Lo aspetta. Ora si prova a fare una cosa un po' tattica abusiva, vedendo. Se questo... Vaffanculo. Corri dietro. Oh merda. Aspetta. Allora, non ci dovrebbe essere più robot. Oh merda. Ok. L'altro sicuramente starà facendo il giro o qualcosa del genere, perché erano in due. Non so dove cazzo è andato l'altro. È morto? Non lo vedo più. Va bene. Però giuro che se adesso questa porta non la smette di suonare, la spacco in mille pezzi. Porco. Che c'è? Oh merda. Per forza. Aia. Forse dovevo scendere di là. Però vabbè. Dai, carica sto medikit del cacchio. Allora aspetta. Mi posso potenziare. Posso potenziarmi o il fucile a plasma o questo qui. No, ma questo fa già da danni di suo. Oppure attendo. Ma no, attendo. E aspetta, abbiamo sto coso che possiamo guidare. No, ho detto guidare. Perfetto. Ora sì che si ragiona. Vai. Sono quei cosi là in fondo, mi dicono. Guardalo. Vedi quello là in fondo? Guardalo. Aia. Sì. Però fa un danno atroce. Guarda. Vieni qua, bastardo. Indietro. Aspetta. Aia. Porte dell'Envy sbloccate. Mi fa piacere. E qui stiamo anche per morire, tipo. Ok, aspetta. Una roba un po' così. Ehi là. Sì. Dai, venite. Oppala. Vai, nuovo giro, altra corsa. Là. Ok. Ok, è abbastanza danneggiato, però vabbè. Ah, noi ci piace. Perfetto, un bel giretto così. Ok. Siamo a circa 10 minuti, poi andiamo avanti. Oppala. Ok, siamo dentro. Porco. Però questi robot danno un fastidio perché
A parte che fanno un botto di danno. Vaffanculo. Aspetta qua. Guarda che c'è una marea di casino. Vai. Se qua non è che si vede un granché. Ma c'è anche sopra? No, non sembra di vedere nessuno di sopra, di là. Allora. Porco. Ti odio. Però ti ho ucciso. Ah no, c'era di sopra, guarda. Lo che non si vede perché ci sono questi cosi che girano. Ci siamo? Ci siamo o mi devo preoccupare? No, che c'è anche gente, ma adesso ci penso io. Porca puttana. Allora, aspetta. Allora, qui c'è la porta in cui possiamo andare, però aspetta. Io, se non ricordo male, qui c'era un piccolo passaggio segreto qua sotto. Allarme, campi di contenimento disattivati. Che, ok, è questo. Che però non è questo qua principalmente. Ah, eccolo. Eccolo qua. Questo qua è un piccolo passaggio segreto che ho scoperto così per caso. E sarà molto utile, ragazzi. Se mi apri sto coso, grazie. Ok. E quindi ci troviamo di sopra. Vaffanculo. Cioè, praticamente io sparo con un fucile a pompa a 30 centimetri dalla faccia e non muore. Così. Ok. Adesso sapete perché sono venuto fin qua? Perché c'è questo coso qui. Ma se io sono troppo figo per mirare. Aia. Lol. Vai, carica. Pam, no. E pam. Così. Vai, prendiamolo. Terzo. Pezzo di aggiornamento, insomma, come si vuole chiamare. Salvataggio, vai. E porca merda. No, no, no. Basta. E basta sti cose. Ok, devo assolutamente migliorare il fucile. Cioè, questo qua. Perché fa veramente male. Guarda. Sì. Va bene. Adesso me la fare così. Per fare prima. Merda. Aspetta. Siamo sto coso. Ciao. Chi è che spara? Oh merda. Sì? Sei un po' così? Aspetta, vado un attimo qua per vedere. No, non posso fare niente qua.
Però qui c'è qualcosa. E basta sparare. Aspetta, fammi vedere qui cosa c'è. Qui di sopra non mi ricordo cosa c'è. Un altro. Un altro di questi cosi. Ne abbiamo quattro. Grande. Non dico di fare la collezione. Ok. Non è dico di fare la collezione, però di averne un po' per almeno di potenziarci un attimino. Ok, no, che il fucile dei tacchino non ha più munizioni. Neanche un po'. E lì ce n'è un altro. Guardalo lì. Io come ci arrivo? Blocco A, irruzione in corso. Da sopra. Da sopra, però aspetta. Voglio prendere quel coso. Però non so se. Allora, aspetta, forse da qua? Irruzione in corso. No, qua mi sa che stiamo facendo. No. Oh merda! Sto. Da cazzo è arrivato questo? E questo è bello. Allora, da qua mi sa. Aspetta. Blocco A, irruzione in corso. Piano, piano, così. No. Blocco A, irruzione in corso. Blocco A, irruzione in corso. Blocco A, irruzione in corso. Aspetta. Blocco A, irruzione in corso. No. Dai. Blocco A, c'ero quasi. Irruzione in corso. Aspetta, voglio riuscirci ad arrivare. Grazie. Carica sto coso. Allora, posso. Allora, dall'altra parte non si può perché ci sono le colonne. L'unico modo è passare per di qua. L'unico problema. Aspetta, ma anche saltare. No. Niente. Lo saltiamo. Aspetta, posso andare per di qua? Irruzione in corso. È un figo il cesso. Ok. Ok, è una delle celle questa è stata aperta. Andiamo avanti. Vabbè, quella lì ragazzi la saltiamo perché è un po' difficile catturare. Aia. Aspetta. Va dietro. Ok. Allarme, rivolta in corso. Sala K5. Allarme. Guarda lì che c'è. Sala K5. Allarme. E merda, mi sa che ho finito. Va, guarda lì. Ah no. Blocco B, irruzione in corso. Blocco B, irruzione in corso. C'è sicuramente un altro di quei maledetti. No. Ok. Però aspetta che do comunque un'occhiata qua. Anche se qua non dovrebbe dare niente. No, non dà niente. Ok. Qui però posso salire. Vediamo qua dove ci porta. Allora, aspetta. Dove mi porti di qua? Ah, ok. Posso? No. Ok. Ok, mi posso un attimo recuperare qua. Ricarica sto coso. Ok. Ricarica anche qua. Ok, questo è carico. Anche qua necessità di un bel ricaricamento. Poi abbiamo questo qua. Che vabbè. Non ha bisogno perché non abbiamo mai utilizzato. Ora direi di scendere. Là. Andiamo. E fermo. No, cosa fai? Ok, tipo morto. Oh merda. Torna indietro. Cazzo.
Aspetta. Io non sto capendo niente. Perché adesso c'è gente, prima no? Ok, questa qualcuno me la deve spiegare. No, non stiamo a perdere quelle munizioni. Ah. No, no. Aia. Ma vaffanculo. No. Vai. Voglio sempre. Allora ragazzi, voglio sempre la salute al massimo. È il mio consiglio che vi do. E non finisce più qua, mi sa. Ok. Vai. Ella. Ella. Eppa. Ed entra. No, non entra. Vabbè. Entra da qua, sai cos'è. Quanto me ne frega. Perfetto. Però qui c'è un altro buco dove possiamo passare. Adesso aspettiamo il prossimo salvataggio e poi andiamo. No. Merda. Va dentro, va dentro, va dentro. Ok. Vediamo di sopra cosa c'è. Andiamo sempre a vedere un'occhiata. Andiamo a vedere tutto, ragazzi, cosa ci nasconde. Niente, qua non da niente. Ma è aperta sta porta? Vabbè, no, allora. Blocco G, irruzione in corso. Blocco G. Allora, aspetta, fammi. Oh, merda. Vai. E pala. Adesso appena salva ci salutiamo, ragazzi. Oh, grazie. Oh, merda. No. No. Ah, è quello che ti meriti. No, non salva. Forse perché abbiamo finito, mi sa. Non lo so se abbiamo finito. Sì. Allora l'avevano un museo Shroud. Esami confermano che l'arma Shroud è una sorta di concentratore. Probabilmente era usata per incanalare l'altrimenti caotico rilascio dell'energia virale. Ma abbiamo fallito nel creare un duplicato del virus stabile non mutante. Tutti i nostri sforzi compiuti sui soggetti dell'esperimento hanno condotto a un incontrollabile propagarsi dell'infezione. Quindi siamo ricorsi a un lentivirus, ricombinando l'RNA. Si è originato un carattere adattivo che ha sovvertito le risposte autoimmuni tanto da consentire una trasformazione cellulare. Il mese scorso una violenta esplosione ha scosso l'area di contenimento. Abbiamo perso molte vite e parecchi mesi di progressi.
Ora sappiamo che la morte di un infetto innesca nel virus una violenta reazione a catena. A causa delle conseguenze di questo incidente, il Pentagono ha ordinato di segregare i soggetti degli esperimenti e riportare il materiale Shroud al lago Groom per isolarlo. Avevamo chiuso. Era la fine del progetto avviato da mio padre. I sacrifici da lui compiuti nel corso della guerra Shroud per catturarne l'essenza e decenni di ricerche svanirono nel nulla per mano di quegli stessi scettici che hanno danneggiato la nostra patria tanto quanto gli Shroud. La tua passività disonora ogni vittima morta per liberare la nostra terra dagli Shroud. Non me ne starò qui con le mani in mano a guardarti mentre demolisci le nostre difese, mandandoci al macello come bestie. Karina non era solo una vittima degli Shroud, era una loro creazione. Un'arma nella sporca guerra contro di noi. Karina non aveva il virus. Lei era il virus. Questo è per te, Jack. È finita, Stockton. Apri la porta. Così peggiori la situazione. Il tuo esame termico la dice lunga, Jack. Lo sospettavo. A quanto pare io e te abbiamo qualcosa in comune, dopo tutto. Io... ne dubito. Jack, in ognuno di noi si cela un pizzico di Shroud. So che sei sulla nave, Stockton. Dove sono i soldi? In un modo o nell'altro la pagherai. Ok, distruggi i missili in arrivo. Oh merda, no, allora aspetta. Ok, mettiamo in pausa e direi che per questo episodio di Paraia è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Paraia. Bella.